Racconti Maratona Donne e Lavoro. Da questa mattina che diciamo pronti via, siamo partiti proprio alle 9 in punto per salutare l'8 marzo 2021, un 8 marzo che chiaramente rimanda alla celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, ma che in questo contesto e quest'anno rimanda anche a tante altre problematiche legate a ciò che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, cioè la pandemia del Covid, perché abbiamo già letto più volte i dati, insomma, non sono numeri che permettono di festeggiare e di far festeggiare l'universo femminile. Attraverso questa giornata però abbiamo voluto anche ripercorrere un po' quelli che sono i pregiudizi, gli stereotipi legati ancora al mondo delle donne, che ancora oggi nel 2021 ci sono. Quindi questo è un punto a sfavore perché sì, sono stati fatti tanti passi avanti, ma ancora non abbiamo raggiunto totalmente, non tanto l'equità sociale, quello ovviamente è una situazione che viene dopo, ma proprio a livello mentale non abbiamo ancora acquisito la capacità di valutare le questioni con la giusta distanza, cioè di capire che fondamentalmente non dovremmo essere, in modo tranchant, lo dico, qui a parlare dell'universo femminile. No, però siamo ancora qui a farlo ed è giusto che sia così per cercare anche di capire come far superare tutti questi ostacoli che ancora ci sono sulla strada. Io vi ho detto che questa nottata sarebbe stata intensa e interessante perché con me davvero ci saranno tantissime donne, a ciascuna di loro porterà la sua esperienza. Io ho voluto proprio chiamarle una dopo l'altra per mettere anche a confronto le varie visioni della vita, tutte donne che fanno lavori e mestieri diversi, che però, guarda caso, insomma, ancora denunciano in qualche modo, no? Questa differenza che sussiste nella valutazione dell'uomo e della donna. Allora, io do subito il benvenuto a Mara Romero Borella. Ciao Mara, grazie per essere sulle Fonti TV. Mattina per voi. Allora, esatto, buonanotte per te invece. Tu sei a Miami, quindi diciamolo subito, vivi lì, anche se sei italianissima. A che ore sono a Miami? Passano le 9:20 di sera. 9:20 di sera, qui sono le 3:22 di notte, così proprio facciamo vedere che siamo in diretta e che non diciamo bugie. Allora, Mara, tu sei una fighter, diciamo subito, una fighter di arti marziali miste, e sei italiana, appunto arrivi dal Garda, noi abbiamo voluto mettere questo titolo un po' evocativo, dal Garda a Miami, la storia di Mara. Prima fighter italiana, ti chiedo subito, guarda, perché poi abbiamo tante cose di cui parlare. Quando hai capito che avresti voluto fare questo mestiere? Cioè, quando hai scoperto questa passione? Guarda, la mia passione di combattere, quindi delle arti marziali, arriva da quando all'età di 3 anni, perché ho iniziato judo all'età di 3 anni. Ma ho capito che la mia passione, sarebbe diventato il mio lavoro quando ho iniziato a praticare MMA, il mister, proprio le arti marziali miste. E quando ho avuto la possibilità di riuscire a arrivare qua in America e a vedere, come si dice, come stare in mezzo ai top e capire che cosa volevo, che cosa mi sarebbe piaciuto fare. Ma il sogno di essere un atleta, di fare il lavoro, questo lavoro di atleta, è da quando sono piccolina. Ok, beh, atleta, sai, no? Ti faccio subito questa domanda. Atleta è una cosa, fighter è un'altra. Quindi, cioè, tu avevi questa passione o l'hai sviluppata dopo? Cioè, prima ti sei dedicata allo sport e poi hai capito che volevi andare in quella direzione o sei subito andata mirata a quello? No, no, io nasco come judoka, all'età di 3 anni nasco come judoka, all'età di 16 anni, se non 16, 15-16 anni, ho smesso di praticare judo e diciamo che sono dedicata un po' a vari sport. All'età di 26 anni ho iniziato ad essere una fighter, ho iniziato ad essere una fighter. Perché la vita mi ha messo di fronte a un periodo un po' buio e lo sport e l'essere fighter mi ha aiutato a superare questo periodo. E quando ho iniziato a fare la fighter, a vedere che mi piaceva combattere, che mi dava soddisfazioni, che mi dava, proprio parlo come a livello personale, da qua sì, da qua ho deciso di essere fighter. Ok, ti chiedo subito, poi arriviamo e raccontiamo il periodo buio che hai accennato, perché questo ci serve poi per
mettere sul tavolo anche tutti gli stereotipi e i pregiudizi che ci sono legati alle donne per quanto riguarda il tuo lavoro, il tuo settore. Ti posso chiedere quante donne ci sono? Cioè, noi abbiamo messo la prima fighter italiana. Quante donne fanno il tuo mestiere? Cioè, così a livello percentuale, non so se possiamo dare dei numeri. Guarda, a livello percentuale, tu ti riferisci per l'Italia o in generale? Facciamo per l'Italia, poi in generale, se vuoi, così almeno capiamo anche la dimensione, no? Sì, perché in Italia, a livello d'Italia, ti dico che si possono contare sulle dita delle mani, perché non ce ne sono tantissime, quindi ti dico una quarantina massimo. A livello ti dico fighter. Sì. Qua nel mondo ti dico, qua, già in America è un po' diverso. Qua in palestra siamo un po' di più, perché come solo in palestra siamo una ventina di ragazze che combattono. E credo che è un po' il concetto diverso di vedere lo sport. Però in tutto il mondo, in tutto il mondo, nell'ambito diciamo di MMA, dove vivo io, ce ne sono Ok, tante. quindi c'è un altro, appunto, come dicevi tu, c'è un altro modo di vedere lo sport, un'altra mentalità legata proprio a questo sport che in Italia è considerato uno sport maschile, insomma, effettivamente. Questo sì. E tu sei in America da quanto? Così poi arriviamo al punto che voglio mettere in evidenza perché davvero è quasi, quasi, insomma, un po' agghiacciante, però ci arriviamo. Da quanto sei in America? Io sono qua, mi sono trasferita in America 3 anni, Da ormai 3 anni. vado per il quarto anno, perché sono 3 anni e mezzo, vado per il quarto anno. È stata una decisione dura perché ho lasciato tante cose in Italia, quindi dalla famiglia, agli amici, alla palestra, a tutto quello che avevo creato e a tutto quello che era vicino a me. Ma questa decisione è stata una decisione pensata perché proprio stavo cercando l'essere fighter, quindi fare quello che mi piaceva fare, la mia passione, farla diventare un lavoro e venire con più grandi possibilità a livello di possibilità di palestra, a livello di combattimenti e non ho lasciato scappare l'occasione. E ti dico Ok. che sono contenta, anche se mi manca la famiglia, no? Beh, immagino, però diciamo che poi le scelte ti hanno portata lì anche perché, appunto, così arriviamo al centro della questione. C'è una vicenda un po' complessa che ti riguarda, no? Che ha a che fare con, appunto, una vicenda giudiziaria in cui tu sei rimasta coinvolta e questo ti ha portato proprio, poi correggimi se sbaglio, ma poi lascio raccontare a te, Mara, perché ho paura magari di bypassare dei punti fondamentali. Dicevo, una vicenda che ti ha portato non hai potuto più gareggiare, insomma, in Italia, giusto? Sei stata eliminata, dai giochi, usiamo questa parola. Cos'è successo? Beh, quando sì, nel mio periodo buio è successo, ero stata arrestata, ero stata, diciamo, messa dentro a questo giro, a questa voce. Hanno messo un po' insieme tante cose, ma proprio ben per questo, che avendo messo insieme queste cose, mi hanno, a livello sportivo, mi hanno squalificata. Sei stata accusata di detenzione e spaccio di stupefacenti, è corretto? Sei stata arrestata con il tuo fidanzato. Peraltro, lo diciamo subito, non sei mai risultata positiva, non ti sei mai sottratta ai controlli, quindi insomma tu eri assolutamente sicura, però sei finita, come hai detto tu, in questo giro. Sì, in questo giro perché ti dico che quando è successo, ormai sono passati credo 8 anni, 9 anni, opla, ok, 8 anni, 9 anni, non è stato mai trovato, non è mai stato trovato niente, ma hanno messo veramente insieme tutte le persone, perché molte persone non so neanche chi fossero. E quando è successo, è stato duro vedere la realtà, è stato duro vedere come hanno creato la storia. Non ti sto a raccontare, vabbè, i dettagli, però ti dico, ci sono rimasta molto male perché come l'hanno raccontata, hanno ingrandito la storia Ok. eppure non avendo trovato niente. Quindi, ok, sono stata accusata, tutto bene, mi sta bene, ma andate a vedere bene le cose, perché anche le persone che parlano dopo quello che è stato successo parlano solo per quello che hanno letto, ma è quello che hanno letto, sai, il titolo grande che c'è in alto sui giornali, sui titoli, quando mettono fuori Vabbè, certo, poi il problema è proprio quello che anche quando viene. Diciamo, quando una persona viene riconosciuta innocente non si dà lo stesso risalto, no? Perché no, non fa scoop, non fa notizia, certo, assolutamente, questo è un dramma, perché poi una persona già comunque viene
bollata, no? Con la cosa più brutta che può emergere. Figuriamoci se non viene dato lo stesso risalto alla notizia. E quindi cos'è successo? Tu hai ricevuto una squalifica di quanto? Ah, guarda, penso che per il resto della mia vita io non possa combattere in Italia a livello di CONI. Perché quando. Questo mi disse, guarda, te la racconto perché è una cosa Sì. che nessuno la sappia. Quando è successo, quando mi hanno arrestato, mi avevano dato 14 anni dove io non potevo competere in nessun tipo di circuito CONI. Ma quando era arrivata questa lettera, io non ero a casa. E ero in carcere dove stavo lavorando con l'avvocato per uscire e per lavorare giustamente con la sentenza. Io questo foglio non l'ho mai visto. E non avendo visto questo foglio, questo documento, scusami, non questo foglio, e quando io sono uscita, sono tornata a competere di kickboxing, di competere di box, a competere nell'ambito, diciamo, CONI. Ma sembrerebbe che qualcuno questo abbia dato fastidio. Io non davo fastidio a nessuno, io volevo solo tornare dopo questo periodo del carcere, volevo solo tornare a sorridere. Quindi il competere per me, per mettermi di fronte, mi faceva stare bene. Ma sembrerebbe che per qualcuno questo non dava fastidio, quindi è arrivata una chiamata, mi è arrivata una chiamata ed ero qui in America, mi ricordo, di 2 anni fa, 3 anni fa, Sì. dove dovevo recarmi di fronte alla, come si chiama, al comitato del CONI, perché qualcuno ha fatto come una denuncia anonima dove io dove ho fatto delle competizioni quando non potevo farle. Quindi questo cosa è stato? Altri 14 È anni. certo, l'aggravante è stata, certo, assolutamente sì. Io dico che in tutto questo non facevo niente di male. Cioè ti dico, ok, tutto bene, io non lo sapevo. Quello che mi era triste perché il documento a me non è mai arrivato nella mia mano. Io non so se ho mia mamma o in famiglia, può essere arrivato, ma ti dico che in quel periodo lì credo che era la cosa minore che stava passando, né? Quindi non si è dato così retta. Però che qualcuno abbia, e spero un giorno che di sapere chi è, perché tengo molta curiosità, spero di capire il perché, perché non ho Certo, fatto non ti dai una male. spiegazione, ma quindi c'è stato un po' di accanimento perché poi volevo arrivare qui, perché io leggevo, no? Però ci sei tu, quindi mi fa piacere, te lo posso chiedere direttamente, che insomma ci sono pugili con precedenti che hanno comunque, insomma, tra virgolette, scontato gli errori fatti, che però poi hanno potuto continuare a svolgere la loro attività, quindi anche. Invece con te si sono accaniti particolarmente. È così perché poi in realtà tu ci hai portato dei fatti, ci stai raccontando dei fatti che fanno pensare a questo. E quindi, domanda nella domanda per arrivare anche al tema di questa maratona, sarà forse perché sei donna? Lascio a te però dirmi, Io la penso proprio di sì, perché il fatto di essere donna, il fatto di, non so, sembrerebbe che per un uomo sia scontato questo, può succedere a una donna, può acontecere per una donna? No. Sembrerebbe, non lo so spiegarti come il perché, però sembrerebbe che si aggrava non 10, 1.000 volte di più, solo perché donna. E questo è vero, questo può essere vero, perché io ho visto anche gli altri ragazzi, dico che qua in America ne vedo tanti, e non è che è normale, è successo, ok, è accaduto, è passato ed è rimane passato, e adesso guarda di fronte. Ma per una donna no, perché per una donna sembrerebbe che è 1.000 volte più grave. 1.000 volte più grave, sì, si perdona meno, diciamo così, l'errore a una donna, no? Indipendentemente dal fatto che poi ci sia stato o meno questo errore, però nel momento in cui dicono, vabbè, hai fatto un errore, c'è una diversità proprio di approcciarsi alla persona. Ed è ancora così, cioè, vabbè, a te è successo in tempi recenti, quindi insomma, in realtà è una domanda che lascia il tempo che trova, però è ancora così, cioè tu ti sei trasferita in America, ma in Italia, che cosa ti dicono? Cioè, non è cambiato molto la situazione, credo che.
Guarda, io spero, guarda, spero di riuscire a venire presto in Italia perché sono tipo 3 anni che ci provo, ma Ah, è da non 3 anni neanche. che non vi... Ah, ok, tantissimo. Però quando era successo l'ultima volta, che quando hanno ripetuto che sono accaniti, che hanno, mi hanno diciamo, richiamato dal CONI e tutto, c'è ancora qualcuno che manda questo, che mi arriva qualche messaggio un po', diciamo, un po' strano, un po' particolare, perché cos'hai fatto, tu facevi e tutto. Io credo che col tempo... Solo col tempo questa cosa può passare. E ti dirò un'altra cosa che non mi vergogno. Sono triste perché è chiaro che non volevo che succedesse una cosa del genere. Però allo stesso tempo non posso vergognarmi perché l'ho superata ed è una cosa che è rimasta là indietro. Quindi fa parte di me, fa parte del mio passato e di quello però che sono adesso. Quindi Certo. dagli sempre si impara. Beh, guarda, Ma lo sport è sacrificio, credo che peraltro quello, cioè, insomma, tu che sei una fighter ancora di più, perché credo che sia comunque uno sport duro che intanto vuole una grande passione, perché insomma se non si ha passione difficilmente, no? Si vuole diventare fighter, ma in più che insomma è faticoso, no? Adesso non so se ci vuoi dire velocemente come quanto t'alleni, che cosa comprende un po' questa tua attività. guarda, io ci rido tanto su questo perché dalla gabbia alla gabbia, né? Cioè da quello che è diventato un problema e quello che poi è diventata la mia vita. Io tutti i giorni, 3 volte o 4 volte al giorno, dipendendo diciamo, dagli allenamenti. Un esempio come oggi, io stamattina ho fatto 1 ora e mezza di box e 1 ora e mezza di box, poi pomeriggio ho fatto un'ora di Muay Thai e alla sera ho fatto Jiu-Jitsu. Dipendendo da quello che è il match, dipendendo da tanti fattori, mi alleno comunque 3 volte al giorno. Sono Jiu-Jitsu, wrestling, boxer, kickboxing, conditioning, differenti allenamenti. Ok, quindi dicevo appunto già lo sport è sacrificio, il tuo sport ancora di più, figuriamoci quello che dicevi prima, cioè quello, la tua esperienza, anche le cose negative che hai vissuto, indubbiamente ti hanno fortificata, quindi diciamo che hanno contribuito a darti ancora più tempra, semmai tu ne avessi bisogno, mi verrebbe da dire, perché credo che tu ne avessi già tanta, però insomma è bello anche non rinnegare. Senti, l'ultima cosa, Mara, che cosa ti senti di dire in questa giornata internazionale della donna, magari anche a chi insomma vorrebbe seguire la tua strada, no? Perché sono poche le donne che vogliono fare le fighter, ma insomma magari c'è qualcuna che invece ti vuole ascoltare anche per questo. Beh, io il mio consiglio è di quello di credere sempre in se stessi, di guardarsi sempre allo specchio e di guardare veramente che cos'è che uno vuole dentro al cuore. Perché l'essere fighter mi ci ha portato la vita e vabbè, come abbiamo detto prima, le varie situazioni. Però è quello che fa essere felice, mi fa stare felice. Quindi quando sto sul tatami io sono felice. E di ascoltare... O di cos'è che vogliamo dentro? Perché se stare sul tatami, di stare dentro un ring, di stare dentro una gabbia ci rende felici di ascoltare e di farlo. Questa è la cosa Più più importante. importante. Bene, Sì. assolutamente sì, sperando intanto di vederti presto in Italia, perché so che lo desideri anche tu, si sa mai che magari ci si riesca anche a incontrare. Sì? Ok, Sì, io spero. Spero tantissimo. Spero anche ok. per sai, tanto quella che ce l'ho nel cuore, sono cresciuta e la voglia è tanta di tornare. Beh, ma sì, insomma, hai superato tante cose perché non dovresti riuscire a tornare presto in Italia, perché prima o poi ci tornerai, però prima possibile. E quindi, insomma, il tuo futuro continuerà così, che sai, la classica domanda progetti per il futuro, cosa rispondi? Ne ho abbastanza perché sono la prima italiana che ha combattuto qua in America nel circuito più importante UFC. Ho altre 2 sfide che vorrei portare a termine e vediamo se ci sono risposte. Per una sarebbe quella di avere la possibilità di combattere a mani nude e
un'altra di quella di portare avanti il mio jiu-jitsu. Quindi ci sono due jiu-jitsu, quello che fa parte di me quando sono piccolina, quindi mi piacerebbe portarlo. L'obiettivo più grande è quello di riuscire a vedere se questa possibilità di combattere senza guanti è una sfida grande, quindi vediamo. E l'obiettivo da qui a un anno, quindi di sfruttare bene anche quest'anno e di vedere di tornare presto dentro la gabbia, dentro al ring per combattere. Ottimo, direi che sono già degli obiettivi decisamente ambiziosi, quindi noi naturalmente ti facciamo tanti in bocca al lupo, ma in attesa di risentirti presto per Sì, seguirti nei tuoi passi. assolutamente. Io vi aspetto e sicuramente ci sarà occasione di vederci quando verrò. E grazie, esatto, grazie anche per la tua testimonianza in questo evento che abbiamo voluto costruire per la giornata della donna, perché appunto, ripeto, è bello sentire le voci di tante donne, tutte diverse tra di loro, senza retorica e che portano l'esperienza personale, che è sempre la cosa migliore, perché se si parla di cose che non si conoscono, non si costruisce niente, invece l'obiettivo è proprio questo. Io ti ringrazio tanto, salutiamo Mara Romero Borella e a presto, qui sulle Fonti TV in Italia, ti aspettiamo. Grazie, un bacione, saluta Miami, ci sono stata tanti anni fa, prima o poi ci tornerò, salutala. Va bene. Allora, tra poco, ciao, grazie mille ancora Mara, tra poco altre donne, tantissime, non solo donne perché poi avremo anche degli uomini che ci raggiungeranno sempre in collegamento, però tra poco parleremo con una modella, poi parleremo con un'altra sportiva, giusto per farvi capire un po' la scaletta di questa nottata, che cosa ci ha preparato e che cosa ci preparerà, e poi una donna di spettacolo, quindi davvero sentiremo tantissime voci. Sono le 3:41, siamo sempre io in regia, Matteo e Luigi, voi che ci seguite, andiamo in pubblicità e tra poco torniamo.